Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato 4 diverse mozioni sul conflitto tra la Russia e l'Ucraina che sono state presentate dalle varie forze politiche presenti in Assemblea. Il servizio di Marco Paganini. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha discusso e approvato 4 diversi atti di indirizzo in merito alla guerra in corso tra Russia ed Ucraina, presentati dai gruppi consiliari regionali di Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega e Gruppo Misto. Gli atti di indirizzo, pure articolati nelle diverse premesse, sono stati illustrati e ampiamente dibattuti in aula prima del voto sui 4 documenti. Le mozioni su cui l'Aula di Palazzo Cesaroni si è espressa convergono nella richiesta alla Giunta di Palazzo Donini di attivarsi presso il Governo nazionale al fine di raggiungere una de-escalation militare fino alla cessazione del conflitto, di condannare con ogni misura ed in ogni sede nazionale e internazionale l'unilaterale aggressione militare ai danni dell'Ucraina, di assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino, di promuovere un tavolo di coordinamento delle iniziative regionali per sostenere la popolazione ucraina rimasta in patria e quella rifugiata in Umbria, coinvolgendo tutte le forze politiche, gli enti locali, le organizzazioni del terzo settore, i sindacati di categoria e gli enti pubblici e privati. Via libera dell'Assemblea Legislativa alla proposta di legge del gruppo Lega, firmata anche dal presidente Squarta, Fratelli d'Italia, che apporta modifiche al testo unico sul commercio. I comuni potranno contemperare il libero commercio con motivi imperativi di interesse generale. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con 12 voti favorevoli della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, 3 contrari, Papparelli e Meloni del PD, De Luca Movimento 5 Stelle, e 2 astenuti, Bianconi del Gruppo Misto e Fora del Patto Civico per l'Umbria, ha dato il via libera ad una proposta di legge del gruppo consiliare della Lega, prima firmataria Paola Fioroni, firmata anche da Marco Squarta, Fratelli d'Italia, che prevede modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10 del 2014, il testo unico in materia di commercio. Attraverso questa nuova normativa verrà consentito ai comuni di contemperare il libero commercio con motivi imperativi di interesse generale, quali le ragioni di salute pubblica, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente urbano. Verrà quindi garantita l'autonomia territoriale nella definizione dell'assetto di regolamentazione nel commercio. Le modifiche mirano sostanzialmente ad inserire disposizioni più puntuali ed incisive nella normativa vigente a livello regionale, in ordine all'attuazione di quanto previsto in materia di commercio dalla direttiva Bolkestein. L'Assemblea Legislativa ha approvato anche i limiti di spesa alle agenzie e enti regionali e la proroga delle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale sociale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria che, modificando il collegato alla legge di stabilità 2020-2022, esenta dai limiti di spesa alcune agenzie ed enti strumentali regionali che fanno delle pubblicazioni e della convegnistica la loro attività principale. Secondo il relatore Daniele Nicchi, presidente della prima commissione, il provvedimento chiarisce che i limiti di spesa introdotti per agenzie e altri organismi strumentali della regione, che riguardano relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non si applicano a quegli organismi, enti e agenzie strumentali regionali che hanno in queste attività la loro azione principale ed essenziale per il perseguimento dei fini istituzionali o statutari. L'Aula ha anche approvato un emendamento della Giunta per la proroga delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale. Per l'assessore Enrico Melasecche, dopo l'approvazione della nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica, la Giunta sta predisponendo il regolamento attuativo che dovrà essere approvato dall'Assemblea Legislativa. Nel frattempo, anche su richiesta dei sindacati, viene riservato il 30% degli alloggi disponibili, circa 200, per risolvere l'urgente problematica legata alla scadenza in corso delle graduatorie.
La prima commissione consiliare dell'Assemblea legislativa ha approvato la proposta per la creazione di un elenco delle imprese antimafia. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato il progetto di proposta di legge alle Camere per la creazione di un elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell'attività imprenditoriale. La proposta è firmata da tutti i componenti della commissione d'inchiesta di Palazzo Cesaroni, analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, corruzione e riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti, con primo firmatario il presidente Eugenio Rondini. Il provvedimento nasce dal lavoro del Coordinamento Nazionale delle Commissioni Regionali Antimafia, che ha votato all'unanimità l'introduzione in ogni prefettura di un elenco per l'attribuzione di premialità alle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazioni mafiose nell'attività imprenditoriale. In particolare si guarda alla disciplina dei contratti sotto soglia, ovvero inferiori ai 150.000 euro, quelli considerati più a rischio. La proposta punta ad innescare un circolo virtuoso per la prevenzione delle infiltrazioni criminali e per la tutela della libertà di impresa, con una serie di strumenti di sostegno per gli imprenditori che denunciano. Per ora l'atto è stato approvato in due sole regioni, quindi l'Umbria potrebbe essere tra le prime a raggiungere questo obiettivo. La seconda commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza sul disegno di legge della Giunta regionale per l'erogazione di contributi all'aeroporto San Francesco di Assisi. Dell'atto si occuperà per competenza la prima commissione. Tra gli atti trattati in seconda commissione presieduta da Valerio Mancini, il parere sul disegno di legge della Giunta regionale concernente le disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura aeroporto internazionale San Francesco di Assisi. La commissione si è espressa favorevolmente attraverso 5 voti dei commissari della maggioranza, Mancini, Pastorelli, Peppucci, Puletti, Rondini della Lega, 2 contrari, Bettarelli e Paparelli della PD, un astenuto, Bianconi, del gruppo misto. L'atto su cui la seconda commissione è stata chiamata ad esprimersi in sede consultiva è assegnato per competenza in sede redigente alla prima commissione, che sarà chiamata al voto finale. Il provvedimento autorizza l'esecutivo a poter erogare contributi nel triennio 2022-2024 per un importo massimo di 12 milioni di euro, che serviranno come incentivo per l'implementazione dei flussi turistici in arrivo, ma anche per la continuità aziendale della società che gestisce l'aeroporto. Gli eventuali contributi verranno elargiti attraverso Svilup Umbria, che fa parte anche della compagine societaria di Sase. Nell'atto vengono previste 3 linee di intervento finanziario: l'emergenza Covid, che ancora per l'anno in corso è consentita, il sostegno delle infrastrutture aeroportuali con traffico inferiore a 700.000 passeggeri l'anno, il sostegno alle compagnie aeree per attivare nuove rotte che aumentino i flussi turistici in arrivo. Il comitato di controllo dell'Assemblea legislativa, presieduto dal consigliere Thomas De Luca, si è occupato di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate. Le norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate sono state nuovamente al centro dei lavori del Comitato per il controllo e la valutazione. L'audizione con l'assessore regionale all'ambiente Roberto Morroni è stata introdotta dal presidente del Comitato Thomas De Luca, che ha evidenziato come la clausola valutativa della legge non sia stata rispettata e non siano stati inviati all'Assemblea legislativa aggiornamenti sull'attuazione della legge. Mancherebbero dunque i report sulla bonifica dei siti inquinati e sugli effetti del passaggio alla tariffa di igiene ambientale, su come e quanto ha funzionato la comunicazione della Regione rispetto al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata. Nel suo intervento l'assessore Morroni, unitamente ai funzionari e l'assessorato, ha condiviso la necessità di una maggiore connessione tra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, l'aggiornamento annuale sulla situazione della raccolta e gestione integrata dei rifiuti, ha spiegato, viene svolto dall'Osservatorio regionale e recepito dalla Giunta. I dati vengono poi pubblicati sul sito istituzionale. Formalmente i report non vengono trasmessi, mentre questo passaggio andrebbe ripristinato. Il presidente De Luca ha concluso la seduta annunciando l'invio in terza commissione di una relazione sulla mancata attuazione di quanto previsto dalla legge.
Donatella Porsi, consigliera del Partito Democratico, chiede alla Giunta regionale quali azioni intenda intraprendere per la tutela dei livelli occupazionali e per far fronte alla grave crisi occupazionale e alla chiusura dell'impianto Colacem di Ghiggiano Gubbio e anche le azioni che la Regione intende intraprendere per sostenere il tessuto economico e sociale dell'Alto Chiascio e per favorire la ripresa immediata della produzione dello stabilimento Colacem in questione. La capogruppo del Partito Democratico, Simona Meloni, chiede con un altro atto ispettivo un intervento straordinario destinato al comparto agricolo a difesa di tutta la filiera dei prodotti alimentari umbri e italiani, date le pesanti conseguenze che il conflitto in Ucraina sta avendo sul mercato delle materie prime agricole, in particolare in quello del mais, quale diretta conseguenza del blocco delle esportazioni provenienti dai paesi dell'Est Europa. Interrogazione alla Giunta regionale anche dal gruppo Lega Umbria. Manuela Puletti chiede di mettere in campo anche in Umbria le strategie necessarie per migliorare l'approvvigionamento e la disponibilità di grano e cereali e sopperire all'aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti agricoli dovuto al conflitto armato Russia-Ucraina. Manuela Puletti ha anche chiesto un'audizione in commissione sulle ripercussioni sul comparto vitivinicolo in Umbria e sull'agroalimentare a seguito dell'imposizione delle sanzioni da parte dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Il vicepresidente dell'Assemblea legislativa, consigliere del Partito Democratico Michele Bettarelli, chiede con una interrogazione alla Giunta se abbia intenzione di continuare a non confrontarsi con le strutture per anziani, cita la Muzzi Betti di Città di Castello, i cui vertici hanno annunciato possibili dimissioni non avendo ricevuto risposta ai problemi posti negli ultimi 2 anni, ricorda Bettarelli. Oppure se ci sia realmente la volontà di procedere alla revisione delle rette e contributi che di fatto garantirebbero la sopravvivenza di queste strutture. La vicepresidente dell'Assemblea legislativa e consigliere regionale della Lega, Paola Fioroni, annuncia una proposta di legge regionale di modifica al testo unico in materia di sanità e servizi sociali al fine di creare una disciplina uniforme per la formazione, la manutenzione e la gestione dei DAE, i defibrillatori semiautomatici, alla luce della recente normativa nazionale, anche al fine di mappare strumentazioni e operatori e assicurare l'efficacia degli interventi. Il presidente Marco Squarta propone all'Assemblea legislativa dell'Umbria di utilizzare i fondi risparmiati per la gestione del Consiglio regionale per sostenere le famiglie umbre e affrontare gli aumenti delle bollette del caro benzina. Mettendo in campo operazioni finanziarie virtuose dal 2019 a oggi, la struttura, ricorda il presidente Squarta, ha risparmiato più di 1,5 milioni di euro. Per il 2022 prevediamo di risparmiare altre risorse che è mia intenzione assegnare alla Giunta regionale con la preghiera che vengano utilizzate per misure concrete a favore dei cittadini sempre più in difficoltà a causa degli aumenti di queste settimane. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche locali della Regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.